Oggi parleremo di una storia davvero toccante, spero vi piaccia. Guardatevi il video fino alla fine per capire come a volte gli esseri umani possano sorprendere in meglio. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova storia dal mondo. Che dire se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi che ne so, incredibilmente se sdraiati, allora partiamo. I padri possono sembrare meno attaccati ai loro figli in confronto alle madri, ma non è così. Noi uomini a volte facciamo fatica a esprimere le emozioni, eppure tanti quando diventano padri cambiano completamente il loro modo di vivere, soltanto per i loro figli, che siano maschi o femmine. Cominciano a volerli bene e sacrificherebbero di tutto per poterli dare ciò di cui hanno bisogno. La nostra storia forse vi aiuterà a comprendere anche questo. Un uomo di nome Janel Sarajan lavora come agente immobiliare e nella sua vita ne ha incontrate di persone, ma c'è sempre qualcuno di particolare con cui aveva il piacere di fare conoscenza. Insomma, siamo 7 miliardi e non credo siamo tutti uguali. Durante una pausa pranzo, come ogni giorno lavorativo, aveva deciso di provare un famoso ristorante nella zona di Manila, nelle Filippine. Mentre ordinava il cibo e messaggiava al telefono con alcuni clienti per risolvere dei problemi, i suoi occhi avevano posato lo sguardo su un uomo e le sue figlie che mangiavano. Le bambine si stavano divertendo, parlando, mentre divoravano i loro panini. Ma il padre era lì, semplicemente a sorridere e guardare la scena. Sembra gli abbia ordinato tutto ciò che volevano. Era davvero un momento speciale. Ma ogni tot di minuti controllava le monete che aveva in mano. Janel aveva deciso di scattare una foto della famiglia e di andare a parlare con loro. Ovviamente poi gli ha chiesto il permesso di poter pubblicare le cose in rete e se poteva tenere la foto nella macchina fotografica. Non era mai stato colpito così tanto da una scena come quella e voleva capire di più. Voleva capire specialmente perché il padre non mangiava niente. La storia che gli aveva raccontato aveva toccato il suo cuore. Il nome dell'uomo con le figlie era Ryan e le sue adorabili figlie erano May ed Anne. Molti anni fa Ryan aveva una malattia molto grave, che sfortunatamente lo ha portato a brutte conseguenze. Nonostante le poche cure che era riuscito a permettersi, non era mai guarito del tutto e ha avuto un bruttissimo attacco di cuore. L'operazione per salvarlo gli ha bloccato un'intera parte del corpo, rendendolo quindi disabile. Da allora la sua vita è stata una vera e propria caduta senza fine in un pozzo davvero troppo profondo. Non poteva più procurarsi il denaro per la famiglia, perché non poteva appunto lavorare e fare sforzi troppo esagerati. Quando veramente ne aveva bisogno, sua moglie l'aveva abbandonato e non poteva fare niente per reagire. E a malincuore ha dovuto accettare tutto. Dopo un po' di tempo, però, aveva cominciato a pensare che rendersi così patetico e depresso non avrebbe portato a niente. Non voleva mollare. Voleva riavere la fiducia delle uniche persone per cui ancora continuava a vivere, cioè le sue bambine. E poterle comprare ciò che volevano. Dopo tanta fatica era riuscito così a trovare un piccolo lavoretto vendendo e scambiando beni. Nulla di complesso, poteva benissimo usare solo un braccio per fare tutto. In questo modo finalmente aveva i soldi necessari per vivere in un piccolo pezzo di edificio di circa 3 metri per 3. Sempre meglio di niente. Grazie anche al sostegno dello Stato poteva ora pagare la scuola delle piccole. Ma era tutto lì, non poteva permettersi di più. Fortunatamente Anne e May erano sveglie, sono tutt'oggi bravissime e sono solo alle elementari. Per premiarle ha passato un intero mese a lavorare per poterle portare in un fast food e farle mangiare qualche buon panino. Capite? Per un intero mese ha tenuto soltanto soldi da parte, soltanto per loro, a volte rinunciando anche a mangiare. Per lui non si comprava mai niente di niente, nemmeno una maglietta nuova. Preferiva andare in qualche bidone o qualche zona per la carità. Per le figlie dava la sua stessa anima, ecco quanto è grande il suo amore. Janel non era riuscito a non commuoversi, era pazzesco. Tornando a casa non era nemmeno riuscito a dormire. Tutto quel tempo ha pensato soltanto a Ryan e alla sua vita. Nonostante tutto era ancora in piedi. C'è chi per poco o niente si deprime e addirittura pensa a togliersi la vita, mentre quell'uomo sorrideva tutto il tempo al fast food guardando le sue bambine, nonostante la vita gli abbia tirato così tanti brutti scherzi. Decise allora di pubblicare la foto e far conoscere la sua storia. Il boom sui social è stato pazzesco. Più di 100.000 persone avevano messo mi piace in pochi giorni e più di 70.000 erano le condivisioni. Nel giro di un mese le donazioni per Ryan erano riuscite ad aiutarlo a migliorare la sua vita e quella delle figlie. La piccola casa era stata allargata, diventando monolocale anche se di dimensioni modeste. Le figlie potevano avere del tutto gratuitamente da una biblioteca tutti gli strumenti che volevano per la scuola, ma non era finita qua. Ryan non aveva speso tutti i suoi soldi, ha continuato a conservare sia le donazioni che i soldi del lavoro per poter aprire una piccola attività, in cui affitta delle bici.
Questo gli ha permesso di andare avanti e cambiare completamente la sua vita. Ora ha una vera casa, indossa anche delle magliette nuove, può permettersi di fare la spesa al supermercato e qualche volta riempire il carrello. Janelle ha salvato la vita a lui e alle sue figlie con un semplice gesto, come condividere una foto, e i due sono dei buoni amici. Si incontrano ogni mese per mangiare insieme e parlare del più e del meno, ricordando quell'unico momento che ha cambiato la vita a entrambi. Con questo concludiamo. Se la storia vi è piaciuta lasciate un bel mi piace, noi ci sentiamo alla prossima gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.